Quiet on the set, roll sound, roll camera, roll marker and action! Signore e signori, buonasera, 18.07, forse il primo streaming da tanto tempo che comincio non con la mezz'ora accademica ma con i 7 minuti accademici. Ben trovati a tutti, soprattutto a me e anche a voi uguale. Perché, ma più che altro non è per, ma essendo che yesterday avrei compiuto questi iniziali 63 anni ed essendo che sono stato travolto da una valanga azzurra, no, non c'era Tony, da una valanga azzurra di auguri su Facebook, su Instagram, su Messenger, su WhatsApp, raccomandate con ricevuta di ritorno, poste pay, è successo l'inverosimile. Io credo che due o tre di quelli che sono adesso in linea mi abbiano fatto gli auguri di buon compleanno. Oh, ragazzi, sembra che è il mio ultimo compleanno perché quest'anno davvero sono stato affettuosamente travolto da... cioè, non si dica, non è bello dire le 100, 200, che sei, no. Ma comunque da una quantità inverosimile di gente che mi ha augurato la buona sorte. Quindi io intanto questo ringraziamento corale a voi tutti, io sono felice, a differenza di tanta gente che quando compie dice porca miseria è passato un altro anno, io sono entusiasta di aver compiuto 63 anni, anche perché io ho queste due teorie, la prima che dopo i 33 anni ogni giorno diciamo è come dire, no, perché 33 anni voi sapete, nel 33 dopo Cristo, ecco, quindi già 33 un giorno è già grasso che cola, secondo me. Poi 63, voglio dire, di grasso ne è colato una quantità veramente inverosimile. E poi la seconda cosa che dico è l'unica alternativa per non compiere gli anni, a me francamente non mi fa impazzire. Quindi preferisco continuare a compiere gli anni. Anziché dire maledizione, è passato un altro anno, dico vai... è passato un altro anno e fuso, ma forse passerà un altro anno, un altro anno, un altro anno, un altro anno, un altro anno. Quindi comunque un grazie corale. Mi scuso innanzi a tutto e innanzi a tutti perché braccino corto in questo periodo, non ho ancora comprato una webcam intelligente, devo ancora utilizzare la webcam dell'ordinateur, quindi vedrete anche questa volta questi continui cambi odiosi, terribili, di temperatura di colore. E non posso trasmettere in monocromatico perché non mi è possibile, quindi pazienza, teniamoci queste variazioni di temperatura di colore che tra l'altro vanno a significare il fatto che è sempre meglio fotografare in bianco e nero perché la temperatura di colore problemi non ce ne crea. Allora, qui abbiamo un fraterno amico di cui tra l'altro parleremo tra un po', che è Mauro Gobbi. Ne parleremo perché poi ne parleremo e vi spiegherò il motivo e poi abbiamo un sacco di altri fraterni amici, Ivan, perché c'è Ivan e poi c'è Ivan il matto, che è la cosa che fanno i sommergibili russi, Ivan il terribile e qui abbiamo Ivan, comunque ti stimo per questo Ivan. Marco Crivellaro, buonasera Gerardo, auguri per 100 a X100, che poi è una Fuji la X100, non ce l'ho. Paolo Carolo, buonasera Gerardo, augurissimi da Venezia, Marco Polo, fotografia Venezia, ciao Paolo. Aristide Conti, allora auguri, quindi Aristide non lo sapeva, ma ci mancherebbe altro, voglio dire, non è che io... cioè, l'unica persona appunto di cui si sa esattamente e si festeggia ogni anno... dallo zero, dall'anno zero si festeggia il compleanno, è quel bambino che è nato il 25 di dicembre, è quello più o meno tutti si ricordano che il 25 di dicembre diciamo che è successo qualcosa, che poi alcuni interessano, altri no, indifferente. Comprendo che non tutti possono ricordarsi la mia data di nascita, anzi comprendo, sono felice che non tutti se la ricordino, se no vorrei dire che sarei un nemico pubblico numero due. La Tuga, ti stimo, sarai vegetariano, buonasera Gerardo, Eugenio D'Amato, buonasera Gerardo, Giuseppe Lombardo, auguri, Carlo R, auguri. Vabbè, ragazzi, fermi con gli auguri. Intanto facciamo un test di Go No Go. Allora, mi sentite, mi vedete bene, forte e chiaro? Question mark. Massimo Privitera, siamo nel 63,
DG. Avete capito? Ha scritto, anziché Domodossola Como, ha scritto Domodossola Genova, cioè dopo Gerardo praticamente, anziché dopo Cristo. Vabbè, ragazzi, non esageriamo, insomma, voglio dire, cioè, anzi, voglio dire, scherziamo con i fanti e lasciamo stare. Vabbè, ok, comunque, grande Alcide, Alcide, ho sentito parlare bene di te oggi, tra l'altro, forte e chiaro, Giuseppe Caprio, forte e chiaro, yessa, forte e chiaro. Bene, allora direi cominciamo. Allora, cominciamo con questo streaming che ha del surreale, perché questa volta non è che sono andato, non sapevo più di che cosa pazzo parlare, ho detto, vabbè, ok, allora, di Role ho parlato, di Laika ho parlato, di Asbe ho pagato, di quello ho parlato, allora parliamo delle tracolle, no? Perché, vuol dire, siamo arrivati alla frutta, anzi al dolce, addirittura, anzi no, siamo già arrivati al caffè, al conto. No, perché adesso è il momento comunque di parlare di quello che viene definito inopinatamente, esattamente come Treppiedi, Manfrotto e o Gizzo. Sapete che io sono autarchico e sono per il Made in Italy e sarò autarchico finché morte non mi separi da voi. Cosa stavo dicendo? Che l'Alzheimer, tra l'altro, nel frattempo galoppa. La cosiddetta cinghia a tracolla, così come viene considerato appunto il treppiedi, un accessorio. Se fosse per me, quando diventerò imperatore, quindi mai, io venderei le fotocamere col treppiede saldato sotto alla fotocamera, perché secondo me il treppiede non è un accessorio, è parte integrante. Beh, per gli argentici, perché comunque al limite si possono spingere a 3200 ISO, e secondo me comunque è sbagliato. E a prescindere dagli argentici, anche chi ha le macchine digitali, che si può spingere a 50-100.000 ISO, più il discorso che abbiamo gli obiettivi con i sistemi VR, quindi stabilizzati, eccetera, il treppiedi a prescindere rimane un sistema diverso proprio per inquadrare, ve l'ho già raccontato 2000 volte, per focheggiarsi bene nel mirino o nel display se è una macchina mirrorless o nel viewfinder a vostro piacere, è un sistema per fare dei bracketing corretti di fuoco, di esposizione, senza cambiare l'inquadratura. Ma oggi non dobbiamo parlare di treppiedi, dobbiamo parlare di delle cinghie, delle tracolle, tracolla, quindi tra il collo e la nuca, tra nuca collo, tracolla nuca. Speriamo che non diventi un tracollo, tra l'altro, questa diretta. Allora, la cinghia, la tracolla è importante perché? Perché, per esempio, e questa è una cosa che farà piacere a tanti di voi che fanno la cosiddetta street, non nel senso che asfaltano le strade, ma che sono anche perché non è che tutti i giorni vai alle Maldive, tutti i giorni invece magari, neanche più tutti i giorni in questo periodo, scendi, ti trovi nelle tue strade, nella tua strada e fotografi, voglio dire, l'umanità, la gente, il pulsare della vita. Quindi dicevo, parlando di street, tutti i noti fotografi del Novecento che sono passati alla storia, ciascuno al massimo per uno o due scatti comunque, per aver immortalato questi famosi attimi fuggenti, era tutta gente che non aveva la macchina nella borsa o nella fondina o nello zaino, che all'epoca non esisteva neanche. Avevano tutti la macchina a tracolla, ok? Quindi la tenevano al collo, pronti per scattare. La cosa, se fatta bene, se solida, se valida, per la quale tu, anziché tutte le volte, come si dice a Bressanone, uscire la macchina dalla borsa, ce l'hai già al collo, soprattutto chi scatta a pellicola con fotocamera e manual focus, e magari deve impostare la messa a fuoco, il tempo di scatto e il diaframma, quindi già deve architettare parecchie cose prima di cogliere questo attimo, diciamo i 3 minuti fuggenti, perché ci vuole un po' di tempo, a meno che non lavori in iperfocale, tutte queste cose qua, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se già comunque hai la macchina a tracolla, ti viene già, cominciamo a metterci una macchina a tracolla, tra parentesi, ti viene già più istintivo, no? Sei già sul pezzo, come si suol dire, da un pezzo, ti viene già più istintivo scattare. Già a me, per esempio, che non sono pigro, ma sono pigro, già a me questa cosa di aprire la borsa, peggio ancora lo zaino, allora tira giù lo zaino, tira fuori la macchina fotografica, oppure apri la borsa, cerca la macchina fotografica, eccetera, già mi annoia. Quindi
avere la possibilità di avere la macchina, ripeto, a tracolla, adesso in questo caso abbiamo questa macchina, perché le Zorchi sono belle, però io preferisco Laika, anche perché comunque le Zorchi, con tutto il rispetto per la Santa Madre Russia ovviamente, sono copie servili di Laika, quindi io preferisco uscire una Laika. Quindi questa in realtà ha una cinghia a tracolla che è collegata alla sua, chiamiamola, borsa pronto, però Laika ovviamente, scusate che esco, cioè, dopo 65 anni, cioè, deve ancora tirare come se fosse appena stata estratta dalla mucca bruna alpina da cui a Wetzlar hanno ricavato la custodia. Ha i suoi bravi anellini, quindi volendo anche una Laika Vite tu non sei obbligato a tenere la tracolla. Metti la tracolla, in questo caso devi comprare una tracolla separata, perché la tracolla della macchina fotografica, e ve lo dico perché ci sono altre aziende, avete visto che vascolarizzazione? Ci sono aziende, sempre tedesche naturalmente, che questo problema della doppia tracolla l'hanno risolto in un altro modo e tra un po' lo vediamo. Comunque, quindi, qui la tracolla è indovata, esatto, alla fondina. Quindi qua ci vuole, diciamo, una tracolla, diciamo, separata, però tu, già una macchina come Laika, con gli occhielli, tu hai i tuoi simpatici anellini, la tua iridescente vulcanite, te la metti al collo, basta. Poi magari metti che già sai che devi scattare un 105esimo F8, adesso qua abbiamo un Elmar 5 cm, quindi non è che possiamo giocare molto di iperfocale, ma facciamo finta che abbiamo un 35 mm. E come voi ben sapete, con i 35 mm, la distanza di fuoco equivale alla lunghezza della base dell'inquadratura, forse non lo sapevate tutti, questa, quindi tu stimi il soggetto a metri, quindi fai un iperfocale sui 3 metri e sai già che la base, quindi sul 36 del 24 mm, la base inquadrata è esattamente 3 metri. Quindi questa regola aurea funziona solo col 35 mm. Quindi metti che è un 35, che è già stimato tutto, tu hai la macchina al collo, non nello zaino, oppure nello zaino che ti tiene qualcun altro, e scatti. E fai cogli il famoso attimo fuggente senza farti praticamente, diciamo, neanche vedere, perché tanto in questo periodo è una cosa grandiosa. Cioè, ci sono, adesso tiro fuori questi qua, no? Cioè, ci sono questi qua che sono 100 milioni di pixel, video, rallenti, in tempo reale spammano su cloud, su coso, che quando anche qualcuno si accorgesse che è stato fotografato contro la sua volontà, lui è già spalmato su tutta la rete, mentre invece quando si parla di macchina a rullino vedi uno che non può fotografare così, potrebbe avere il diritto di chiederti il rullino, no? Comunque, con questi che in tempo reale tutto il mondo vede quello che scatti, nessuno dice niente quando vedi uno che fa click con questo. Se esci una cosa del genere, oppure una cosa del genere, e la gente, se poi ci mette anche sotto un trepice, ah, ma sta facendo una fotografia questa persona, cioè come se questo oggetto, diciamolo, non facesse le foto. Questo le foto le fa e anche benissimo, pur binarie, ma questo è un altro discorso. Quindi fa sorridere questa cosa, che quando hai una macchina fotografica, soprattutto a pellicola, la gente dice, ah, questo ha cogito ergo sum, no? Cioè, ha una macchina a pellicola, quindi sta facendo veramente delle fotografie, non sapendo che magari invece, essendo a pellicola, magari non ha agganciato il rullino, oppure aprirà il dorso della macchina a metà rullo bruciando tutte i fotogrammi, oppure farà uno sviluppo sbagliato, mette prima il fissaggio che lo sviluppo, oppure di patate, però in effetti quando tiri fuori una macchina fotografica argentica, la gente rimane un attimino così imbarazzata. Quindi a maggior ragione, se ce l'hai già a tracolla, secondo me è meglio. Allora, siccome siamo in democrazia, ok, Manfrotto 055 sempre, Giuseppe, anche il 190 non ci scherza, e anche il B-Free, buonasera, di che si parla? Ah, tracolle! Ciao Ciro, sì, parliamo di tracolle stasera, okay, una roba che più monografica non si può. Eugenio D'Amato, riesco a portarla solo di traverso, la trovo più comoda.
il soggetto, la fotocamera, cioè nel senso che la metti così, perché la tracolla può essere messa a tracollo o tracollo, tracolla, può essere messa così e poi tirata su, può essere messa a spallarm, per i pochi di voi che hanno fatto il militare, ciao Gianluca se sei connesso, e può essere messa a spallarm, quindi ci sono tre modi di portarla, eccetera, sono modi diversi. Questo per esempio è un sistema comodo a spallarm, perché tu non fai vedere la macchina fotografica, anche messo così è più comodo, perché poi la macchina tra l'altro non oscilla, messa in questo modo, e hai ancora la lunghezza sufficiente per poter fotografare. A tracolla hai il vantaggio che prendi e non sei imbrigliato nella tracolla, lo svantaggio che se la cinghia è troppo lunga, comunque c'è l'effetto pendolo di Foucault, non me lo ricordo più. Comunque, questo è. Quindi, questo è un fatto. Io, ripeto, per democrazia oggi ho voglia di rispondere a tutti. Luigi Forte, ciao Gerardo e buon 60esimo compleanno. Ciao Luigi, grazie. Riesco a portarla. Come il MAB, Giuseppe Lombardo. E cos'è il MAB? Giuseppe, ho capito ieri cos'è il DAD, che è la didattica a distanza. Se mi spieghi cos'è il MAB... che io, a me piace imparare. Vabbè. Se torniamo indietro però di qualche decennio rispetto a questo sistema nato, diciamo, prima del primo conflitto mondiale, e prendiamo di nuovo, l'ho già fatto vedere l'altra volta, vi ci sono affezionato, poi io questo ho, ragazzi, non è che poi c'ho il mondo, non ho un negozio di fotografia. MAB, fucile marina. Ragazzi, siamo in tempo di pace, non possiamo tirare fuori queste cose qua da armaioli, che tra l'altro... altro una persona preferisco neanche fa, ma no, invece no, lo dico, una persona straordinaria in realtà, invece, che è stato un certo signor Calvi, che insieme al signor Renzo, entrambi compianti, avevano la RC Service a Milano, che era una, diciamo, una ditta che riparava praticamente macchine a pellicole di ogni fatta e sorta. Il signor Renz è scomparso prematuramente, e a seguire prematuramente è scomparso anche il signor Calvi. Il signor Calvi, che era lì che riparava le vile M, tutte queste cose complicatissime che uno vede e dice: ma no, ma io non mi avvicinerei neanche con un giravite. Si chiama giravite, non cacciavite. E lui diceva che per rilassarsi, dopo aver passato una giornata a cambiare a occhi chiusi otturatori e tendine, nel senso per la bravura, non per, lui per rilassarsi si occupava di armi, perché mi spiegava che in realtà le armi, per esempio le pistole, all'interno di una pistola i livelli di tolleranza della meccanica di una pistola sono mille volte più complessi e più feroci e più indiscutibili della apparente perfezione di una macchina fotografica. Quindi lui per rilassarsi cosa faceva? Mollava questa che in realtà per lui era meccanica di imprecisione e cominciava a smontarsi, non lo so, una Mauser Marina, una Beretta, non ne ho la più pallida idea. E questo lo rilassava e tra l'altro lo portava nella quella che lui considerava la vera meccanica di precisione. Comunque qua ci stiamo dilungando. Quindi, comunque, dicevo, prima che nascesse la simpatica, qui abbiamo... come dicevo, questa che è la solita Kodak Autograph che già ho uscito l'altra volta, voi potete notare che l'autograph ha questa maniglietta, però non ha gli attacchi per una cinghia. Quindi questa maniglia swing, famosa Polaroid swing, tra l'altro, comunque questa maniglia, secondo me la gente non girava così. Oppure, adesso la rimettiamo a postino, oppure magari se avevo un paletò. Sapete cos'è un paletò, no? Paletò, cappotto. Adesso ci sono soltanto i piumini. Una volta c'erano i cappotti, c'erano i loden, e stavano il cappotto, ma soprattutto tendenzialmente avevi questa borsa pronto, tu infilavi dentro, avevi la tua tracolla e lavoravi in questo modo. Quindi all'inizio le fotocamere non avevano neanche gli anelli per le tracolle. Cioè venivano fornite con queste borse pronto, per cui o tu tenevi appunto la macchina in tasca oppure la mettevi nella tua simpatica borsa pronto, ben fatta, che non ingrandiva la grandezza, seppur tra l'altro, di una macchina che usa roll film impressione negativi 6x9 cm. Quindi l'inizio, l'incipit è stato questo. Beh, anche i banchi ottici e le folding, voglio dire, le prime fotocamere avevano una tracolla, pesavano 29 kg, così tracollavi cosa. Poi ti saltavano l'Atlante e l'Epistrofeo. Potresti spiegare come fare foto alla Luna? Come regolare
Francesco, ascolta, intanto ti stimo, a prescindere, perché così ho una sensazione epidermica, non dermatologica, ma epidermica, che è la mia stima. Però oggi con le tracolle, il fotografare la luna non c'entra nulla. Quindi mi scuso, ma siccome io cerco di essere monografico, magari mi scrivi su gerardobonomo.it, quello che vuoi, ma adesso io non posso rispondere a fotografare la luna, che stiamo parlando delle tracolle. Che peraltro non sono un oggetto di uso notturno. Ti chiedo scusa, Francesco, ma esula completamente da quello di cui stiamo parlando, con rispetto parlando. La mitica cinghia, calma Luigi, calma. Adesso ci arriviamo, piano che adesso ci arriviamo. Allora, quindi abbiamo visto questo, abbiamo visto le macchine che avevano la borsa pronto e poi se volevi mettere la tracolla, in realtà dovevi togliere la borsa pronto perché la tracolla non era compatibile poi con la borsa pronto, perché se tu rimetti una Leica Vita nella sua borsa pronto non c'è lo spazio per, e poi cosa fai? Giri con due tracolle, cosa c'hai? Due teste o tre teste, voglio dire, non mi sembra il caso. Passiamo invece a quello che ci ha suggerito l'ottimo Luigi, quindi passiamo a un'altra regina, adesso facciamo così e poi arretriamo, ok, che è la nostra bene amata Rolleiflex. Stacchiamo una parte della sua borsa pronto. Secondo me ci vuole una mandria di bufali per tirar fuori il cuoio. Poi magari ho sempre questo Alzheimer che galoppa. Vabbè, insomma, poi magari qualcuno che si era collegato prima, perché ragazzi, poi in diretta uno si intimidisce davanti a tutta questa gente. Mamma mia, se non mi ricordo più il nome della persona. Vabbè, poi qualcuno magari mi correggerà. In ogni caso, secondo me, per fare la borsa pronto Rolls ci voleva una mandria di bufali, perché c'è più cuoio qua veramente che c'è, cioè, all'interno di una Rolls Royce tutta in pelle umana vivente. Allora, stavo per dire Rolls Royce. Rolleiflex invece, usciamo questo, apriamo, che a me piace così. Rolleiflex invece ha questo sistema appunto a coda di rondine, del quale, detto internossi, io non mi sono mai fidato, ma neanche di tanto così, ovvero sia, allora non mi voglio alzare stavolta, quindi inventiamo le cose sul momento come sull'Apollo 13, ovvero sia la coda di rondine sarebbe questa parte qui della macchina. Se tu fai così, la cinghia si stacca in tempo reale. Forse questa è la cinghia con lo sgancio più rapido e l'aggancio più rapido. Mauro, l'Alzheimer per un attimo mi ha dato una tregua. Mauro, quando parlavo della mandria di bufali per fare la borsa pronta di una Rolex, secondo me comunque un 7-8 capi di bestiame, di vestiario ci vogliono. Quindi la coda di rondine è questa, eccola qua, no? Questa cosa, questa è tanto quella originale, cioè non è che, cioè poi esistono anche più o meno rifatte, copie servili, ma comunque questa è quella originale. Però questa qui, come la togli? La rimetti nella borsa pronto, fai così e non si stacca più. E ribadisco, o riba CD, riba quello che volete, con due ditine nel telefono fai così e la stacchi immediatamente. In più, per coloro i quali non conoscessero l'oggetto, dubito, perché comunque so che voi siete un pubblico inclito, stacchiamo anche l'altra coda di rondine. In più, a differenza della Leica Vite, Rolleiflex, anche quelle coeve peraltro della Leica Vite, qui si deve aprire ovviamente, okay, si apre anche da questa parte, così si toglie, si lussa purtroppo il cuoio della mandria, ecco, si mette, si tira fuori la macchina e voi vedete che Rolleiflex ha un attacco rapido sulla borsa pronto e ha, aspettate che mi cerca qualcuno che magari è proprio una persona, no, niente. Dicevo, e poi ha un secondo attacco rapido indovato nella fotocamera. E guarda caso, la stessa cinghia che usi per portare in giro, la stessa cinghia che usi per agganciare la borsa pronto, la inserisci qui dentro, così guardate, clac, spingi, non ce n'è per nessuno, fai così e la stacchi. Ok?
Eppure, nonostante la perfezione assoluta, il fatto che probabilmente non se n'è mai staccata uno sulla faccia della terra, è più facile che si spezzi il cuoio quando è stanco. Infatti molta gente salva le codi di rondine e si fa rifare da un mastro sellaio la parte in cuoio, perché questa parte qua, tra l'altro vorrei farvi notare anche il fatto che è basculante, quindi volendo, cioè capite? Quindi di qua non sì, ma di qua può anche basculare, questa non si stacca. Io non so, probabilmente perché sono uno da legge di Murphy, se qualcosa può andare male lo farà di sicuro, io non mi fido a tenere la Rolex diciamo al collo, a tracolla, non lo so, forse perché non sono tedesco, non riesco a... non ne ho idea, ecco, mettiamo sempre la mano sotto comunque per sicurezza. Però questa sicuramente nella storia dei finimenti fotografici, questa forse è la cinghia più geniale, più resistente e più rapida da attaccare e staccare ed addirittura da spostare dalla custodia alla macchina fotografica. Quindi vedete che una cosa anche così monografica come le tracolle, in realtà, soprattutto nel mondo energetico ovviamente, cioè nascondono dei dettagli, non avete ancora visto niente stasera, nascondono dei dettagli, delle cose che ti lasciano impietrito. Cioè, dici, ma è una buona macchina, ma una macchina che ha una cinghia del genere. Se hanno fatto la cinghia così geniale, gli unici al mondo che hanno fatto una cosa del genere, non sarà geniale anche la macchina fotografica? Cioè, a volte io, che se non capisco di cose, a volte intuendo magari un dettaglio completamente superficiale, dico, ma se quella cosa che è superficiale è straordinaria, figurati poi l'oggetto quanto deve essere straordinario. Ecco, sicuramente la cinghia di Rolleiflex è proporzionata a quanto è straordinaria la macchina. Mettiamo via la ragazzina, cerchiamo di correre però con intelligenza, quindi a livello... di non passare da, diciamo, un millennio all'altro. Quindi da Rolleiflex potremmo andare, per continuare a raccontare le cose, no, quella è prematura, vabbè, ah sì, certo, sì, su invece quella che a mio parere è la cinghia, se Rolleiflex è la cinghia ad aggancio e sgancio rapido più veloce al mondo e probabilmente anche più sicura, a mio modestissimo parere, la cinghia, anche se non in pelle, diversamente nylon, quello che è comunque, più incredibile nella storia della fotografia è la cinghia che usa, per esempio, Leica M6. Allora, qua sapete quei giochi che si fanno con i chiodi storti, che ce ne sono quattro incastrati, li devi scastrare per farli diventare 3, 2, 1, quelli specie di rompicapo, ecco. Allora, io non mi ci metto neanche a toglierla, perché poi ci vogliono 7 ore lavorative per rimetterla in posizione. Questa infatti non è ad sgancio rapido. Cioè, in realtà è a sgancio rapido per chi la conosce molto bene. Allora, non so se voi vedete, ma voi vedete di sicuro. Allora, questo strano particolare anello non è esattamente come gli anelli normali che ci sono nelle macchine fotografiche, ha degli indovamenti che aiutano a far scorrere per la prima volta l'anello nell'apposito occhiello, ok? Quindi deve fare uno strano giro salomonico, che poi tutte le volte hai la scritta Leica al contrario da una parte all'altra, quindi evitiamo di farlo perché vuol dire the show must go on. Però insomma, si mette questo anello prima, cioè, poi dopo che hai messo l'anello devi mettere la cinghia. Una volta che hai messo la cinghia, che già così comunque non la strappi neanche morto in Libia, fai scendere questa parte gommata, clampi, nel vero senso della parola, scusate, ok, clampi, blocchi, a questo punto questa sorta di anello semiaperto che non è affatto beante è bloccato in modo irreversibile. Questa parte in gomma impedisce alla parte in metallo di andare a toccare la macchina fotografica, rovinandola, i bordi, cose del genere, e a questo punto avete una cinghia che veramente è a prova di tutto. Ecco, questa per esempio io, Leica, ho piacere a tenere la tracolla, perché so, conoscendo la cinghia, come è fatta la cinghia, mi fido. Quella di Rolleiflex mi fido meno, ma con questo non voglio andare a detrimento di Rolleiflex. Un'altra cosa grandiosa della cinghia di Leica, mannaggia... Scusate, adesso chiedo qua in regia. C'è qualcuno? Abbiate pazienza, No, non c'è nessuno. E lo so che è fastidioso quando il sottoscritto si alza, ma tutte le volte, bene o male, lo devo fare.
e quindi lo faccio anche questa volta, perché ho bisogno di un rialzo, perché sennò, scusate, vediamo se per caso qui nella cassa la panca, sì, però qui l'estetica lascia molto a desiderare. E niente, state manzi un secondo che arrivo, intanto arrivo, ragazzi, un attimo che devo trovare qualcosa da mettere sotto, di valente. Allora, eccoci qua, scusate, eccoci qua, abbiamo trovato qualcosa, ecco, così abbiamo un sopralzo per far vedere le cose. Ecco, la cinghia di Leica, tra l'altro, peraltro è una cinghia che è compatibile con qualsiasi fotocamera che abbia gli occhielli, ovviamente, quindi cioè, è proprietaria Leica, ma l'occhiello comunque lo usa Nikon, lo usano altri brand, stiamo parlando sempre del mondo dell'argentico. Questa cinghia, tra l'altro, ha la possibilità di essere regolata non da una parte sola, come tante cinghie che vedo in giro adesso l'ultima generazione, ma può essere regolata da entrambe le parti, e può essere regolata tanto, cioè nel senso che puoi arrivare a estremizzare le cose, adesso non ho voglia di aprire qua, fino a averla praticamente su pomo d'Adamo da un lato, scusate un attimo, vedete? Adesso non ho voglia di, comunque, si arriva, aspettate che mi levo il cappello, ok, vedete? Si può arrivare a questa posizione, vabbè adesso l'ho messa un po' così, alla, appena passato un cane, stavo a dire, alla pazzo di cane, e contemporaneamente la puoi allungare a dismisura per potertela mettere per esempio o a spallarm oppure a bandolera, ecco, una cosa del genere, perché si può stringere, si può accorciare, allungare da ambo le parti, in modo che tra l'altro questa parte con l'iridescente marchio e questa parte un po' gommata che serve per fare un po' di attrito, non tanto perché poi per attrito c'è dell'altro che ami molto meglio di questo, e la cosa incredibile è che ognuna ha delle idee geniali, però non si sono mai messi d'accordo a fare un oggetto con tutte le idee geniali di meccanica, ottica, eccetera, un misto di tutto, cioè tu vai a prendere il gelato e puoi prendere, non so, pistacchio, cioccolato, no? Per dire, pan di Spagna, puffo, e che invece in fotografia ci sono quello che ha la cinghia eccezionale, quell'altro che ha quell'obiettivo grandioso, quell'altro che ha quel sistema di armamento meraviglioso, ognuna comunque ha le sue prerogative, però non è mai esistita, cioè l'idea del tipo, mettetevi d'accordo una volta nella vita, fate una macchina multibrand, una roba del genere, no? Unite tutte le vostre intelligenze e i vostri brevetti anche e fateci contenti a noi tutti. Si diceva negli anni 90, la grande speranza di tanta gente era che Nikon fabbricasse una macchina con l'attacco per le ottiche R di Leica, per esempio, cosa che ovviamente non è mai successa, nel senso che Nikon se ne è sempre ben guardata, giustamente, da mettere una baionetta che non fosse la F-mount, e credo che Leica, che aveva brevettato ovviamente l'innesto R, non avrebbe mai dato il possesso a Nikon di farlo. Eppure, nell'immaginario collettivo degli appassionati, nell'argentico, negli anni 90 c'era il sogno di avere una Nikon, no, Nikon manual focus, ovviamente a pellicola, è ovvio, però con l'innesto R anziché l'innesto F-mount, giusto per raccontare. Quindi questa cinghia qua, adesso cerchiamo di rimetterla più o meno in posizione, ha anche il grande vantaggio che può essere regolata da ambo i lati, cosa che non tutte le cinghie fanno. Allora, mettiamo un attimo a casa Leica. Comunque questa qui è grandiosa. Poi avrei anche da farvi una... Mi rimetto il cappello, se non sembro io. Ok, adesso sembro. Poi volevo farvi una confidenza, però non so se posso, se non lo dite a nessuno. Tanto non so neanche se è una cosa che è successa veramente, perché sapete, poi quando passano gli anni nella vita di un essere umano, sapiens, ma io credo di aver visto una volta in un paese dove c'è tuttora la monarchia, di aver visto, credo, Her Majesty the Queen, grande appassionata di fotografia, che ha sempre utilizzato Leica, di aver visto al collo di Her Majesty the Queen una Leica M, che fosse un M6, che aveva la tracolla, scusate, messa in questa posizione qua. Quindi questi
questa parte gommata non era stata messa come doveva essere a incastrare gli anelli. Allora, io credo di ricordare di aver chiamato il distributore di allora italiano, di avergli fatto notare questa cosa, a ciò che lui, magari contattando l'ambasciata o il consolato italiano di quel paese dove c'è questa Her Majesty the Queen, in qualche modo diplomaticamente a Buckingham Palace, giusto per capirci, arrivasse il messaggio che la regina aveva la cinghia slacciata, in parole povere, no? Questo dice, beh, tanto se li cade, poi avrà i soldi delle sterline a comprarne un altro, una questione di principio. Poi secondo me Her Majesty the Queen non è tipo che si fa cadere la macchina fotografica, fino al contrario, non è mai caduta dal trono, figurati se si fa cadere la macchina fotografica. Quindi io credo di aver fatto questa follia, cioè per la serie, ma fatti proprio gli affari tuoi, ho contattato il distributore e spiegandogli una cosa, dicendo, ma secondo te fa anche una bella figura, anche se tu sei distributore italiano, questo magari contatta poi Buckingham e qualcuno dice a sua maestà che la cinghia non è attaccata male. Comunque questa foto, in ogni caso, dove si vede questa M6, credo, con la cinghia non ben collegata, qui, gira comunque in rete. Se andate a guardare, secondo me la trovate. Vabbè, diciamo che abbiamo detto tanto. Comunque è tutto quasi vero. Allora, andiamo avanti, rispondiamo a qualcuno. Esiste un accessorio per proteggere il telemetro della Leica? No, no, guarda. E tieni presente che se parliamo di Leica della Germania, se parliamo per esempio di altri telemetrici, sistemi telemetrici, quelli che erano a bordo delle corazzate o degli U-boat, lo snorkeling per esempio, piuttosto che il periscopio praticamente, sì, giù il periscopio, sul periscopio, ma quello stava nell'acqua salata praticamente buona parte del tempo, poi usciva e nonostante uscisse dall'acqua salata, vuol dire, non è che dall'U-boat usciva qualcuno con una mano a proteggere il periscopio, no, non esiste nulla. In realtà esiste per le Leica a vite la possibilità di svitare, infatti non a caso si chiama a vite, di svitare questa parte qua del telemetro, la parte esterna di protezione, e cambiarla con una diciamo lente identica, però di solito color arancione, per rendere più brillante e contrastata la difase telemetrica. Però io credo che non esistano tappi da mettere sul telemetro. Poi lo dico chiaramente con bonomia, chiamandomi bonomo, ma stiamo parlando del point and shoot, nel momento in cui oltre al tappo sulla macchina hai anche due tappi sul telemetro, magari hai anche un tappo sul mirino, ma ora che stappi tutto è capodanno, cioè voglio dire, non funziona così, voglio dire. Le macchine, se non sono da collezione, devono essere usate, l'uso usura, perché l'uso usura, però l'obiettivo è, oltre a quello fotografico, è quello di usare questo strumento per fare delle fotografie. Se poi si graffia qualcosa, pazienza, voglio dire, l'obiettivo finale è fare le fotografie, non il possesso dello strumento in tonso, quella è un'altra cosa. Alessandro, la borsa pronto può essere bellissima, ma quando ci si avvicina alla fine del rullino, la prospettiva di toglierla per inserire il rullino nuovo diventa angosciante. Sono d'accordo, infatti, e sono d'accordo fino a un certo punto, perché in realtà nel 900, 70-80, i più grossi consumatori di borse pronte al mondo per i vari brand era l'Italia. Cioè in Italia tutti quelli che compravano la Reflex, tendenzialmente si partiva con il cinquantino, tutti avevano la borsa pronto, mentre tutto il resto del mondo non usava le borse pronto, si metteva le macchine al collo, se ne strafregava di graffietti, evidenti segni d'uso, disottolamenti, disnichelamenti, e facevano le fotografie. Credo che l'Italia è stato una delle nazioni che ha comprato attraverso i distributori e ha venduto più borse pronto di tutto il resto del mondo messo insieme. Siamo speciali in tutto. Buongiorno Gerardo, volevo subito cominciare chiedendo l'attacco per la cinghia della Zebrone è diverso da quello della TRSI. L'attacco della TR è uguale a quello dell'ASP. Allora, guarda, ciao. Allora, qua adesso in questo... Aia! Scusate, un inciampo nelle moquette. Allora, qua non ho Zenza, non me lo ricordo, perché voglio dire, io sono ignorante, ho un'ignoranza priva di lacune, non so se sono chiaro. Però qui avrei un Hasselblad, e sicuramente l'attacco dell'Hasselblad non ha niente a che vedere con l'attacco della Zenza. E qui vediamo un altro oggettino che non ha gli anelli, ma come questi due rivetti, uno da una parte e uno dall'altra. Prendiamo a caso la sua cinghia originale, che è questa. Questa è la cinghia originale Hasselblad ne ha fatte due,
questa che ha una certa filosofia e una leggermente più larga. Se noi dobbiamo agganciare la cinghia a un Hasselblad, aspettate che mi avvicino e vi faccio vedere, perché è da non credere anche qua la velocità. Allora, guardate. Beh, intanto questo qui lo chiudiamo così non lo lussiamo. Allora, così è agganciata, non c'è trucco, non c'è inganno, e così è sganciata. Agganciata? Ecco, questa qua è un'altra di quelle cinghie che non è come la coda di rondine di Rolleves. Cioè, credo che anche sulla Luna gli astronauti... No, non è vero, l'avevano attaccata qui alla tuta, però era una battuta. Ma questa è una cinghia che una volta che l'hai attaccata, cioè questo meccanismo è impossibile, che è proprio a prova di sgancio totale. La cosa grandiosa è che se tu la vuoi staccare, che la vuoi mettere via, eccetera, fai questo movimento e la cinghia è già staccata. Quindi è veloce, sì, è veloce come Rolleflex effettivamente, quindi prima ho detto una sciocchezza, perché in effetti anche Hasselblad ha fatto una cosa diversa, ma veloce, però a mio parere è più sicura di Rolleflex. In più Hasselblad, questa cinghia è particolare, è doppia, ma non a caso, nel senso che ha... Allora, questo è il solito nylon che abbiamo visto anche prima, e vabbè, ok, non è pelle umana, ma chissene. Però qui, indovato qui dentro, vedete che ci sono come dei riflessi. Questi qui sono delle impunturature di gomma che sono cucite insieme al nylon, in modo che se tu tieni la cinghia così, scivola, ok? Se tu invece la divarichi e quindi metti alla luce, diciamo, questa parte gommata, la cinghia si blocca e non fa più questo movimento qua. Quindi a seconda, se tu hai bisogno di avere una cinghia che deve scivolare per qualche motivo o deve rimare, per esempio se è a spallarme, non deve scivolare, se no ti va giù dalla spalla, Hasselblad aveva ingegnerizzato questa idea, quindi una parte con la gomma e tutto il resto nylon, quindi veniva soverchiata da quella in nylon, oppure c'era una cinghia molto più larga dove invece la parte gommata era a vista, non potevi nasconderla, quindi a quel punto quando te la mettevi a tracolla si bloccava completamente. Io tra l'altro la preferisco, però era un pochettino più larga di questa, e questa è la cinghia originale di Hasselblad, di nuovo quegli oggetti che tra l'altro, se dovessero usurarsi nel tempo, basta tenere questa che è la parte, la madre, e tutto il resto più o meno una eccellente selleria in grado di rifare sia la parte in cuoio che volendo questa parte qui, oppure anche tutta in cuoio. Anche Hasselblad, come abbiamo visto prima con Leica, ha la possibilità di regolare l'altezza della cinghia da ambo i lati. E adesso rispondiamo a qualcuno. Io ho un Summicron 52 e ho fatto mettere l'anello in alluminio per montarlo su Nikon. La profondità di campo rimane la medesima che sui corpi Leica R. Non so se è una domanda. Hoffman, uomo spento, italiano. Non ho capito bene la domanda, e comunque, con tutto rispetto, Hoffman, esula. Io devo ancora far vedere 350.000 cinghie, con rispetto parlando. Mi puoi scrivere in privato, in pubblico non ha alcuna importanza, però stiamo esulando. Cioè, io non sono né la 3 cani, né la 4 cani, né la 5 gatti, non nel senso, cerco proprio di essere monografico, se no poi la gente si indispettisce. Comunque, con la massima stima e rispetto. Buongiorno Gerardo, volevo subito cominciare chiedendo, anzi questo qui l'abbiamo già fatto, qua qualcuno mi fa ancora gli auguri. Ah, abbiamo in linea l'ottimo Felix Bisser, il titolare della Punto Fotogroup, visto che si è palesato, si chiama Punto Fotogroup. Punto Group è la Carl Bisser, che è un'azienda che da 75 anni, quest'anno ha fatto i 75 anni di presenza sul mercato, che da 75 anni promuove, diffonde e vende esclusivamente e solo materiale argentico, colore, pellicola, bianco e nero, negativi, carte, chimici, ingranditori, bacinelle, eccetera. Diciamo che realtà è che hanno 75 anni di presenza costante sul mercato in Italia, e tra l'altro Carl Bisser è svizzero e quindi è venuto a lavorare in Italia, quindi non è neanche, diciamo, un italiano, e ha impiantato questa azienda che è ovviamente, ahimè, comunque per fortuna sopravvissuta, adesso è nelle mani di Felix, non The Cat, Felix The Bisser, che è il figlio, ed è da 75 anni che si muove sul mercato. Però, siccome ogni tanto sui forum così o su Facebook si sentono sempre, diciamo, alcuni nomi e altri no, allora, senza raccontare gli altri nomi, che sono altri distributori di materiale fotografico in Italia, valentissimi, molti negozi che distribuiscono materiale fotografico, parlo di pellicole bianco e nero, proprio negozi al dettaglio, eccetera, ma nessun distributore in Italia
di materiale argentico è sul mercato da 75 anni. Per essere sul mercato da 75 anni o sai fare bene il tuo lavoro in modo onesto oppure dire, il mercato non ti perdona. Grande Felix. Non è l'unico comunque, eh? Però 75 anni, lui non ne ha 75. Come aziende così c'è solo lui. Andiamo avanti, buonasera essere Gerardo. La Verra ha una sola cinghia per borsa pronta e fotocamera. Luigi, grazie. Io Verra ce l'avevo di là, non l'ho uscita perché non ho la sua cinghia originale, non ho neanche la borsa pronta, quindi Luigi ci conferma che la Verra è una macchina che veniva fatta, è stata fatta nella Germania dell'Est, si chiama Verra perché la fabbrica affacciava sul fiume Verra, di doppio R, macchina straordinaria che vi ho fatto vedere già diverse volte, se non vado di là a prenderla perché se no qui di nuovo vedete il muro del pianto, e vuol dire qua non siamo a Gerusalemme, quindi vedete me che piangete meglio, e ci sta dicendo che la cinghia della borsa pronta è perfettamente compatibile anche con la fotocamera. Ti ringrazio, non sapevo, tra l'altro se te ne avanza uno a questo punto perché tu sarai un collezionista di Verra, io ho solo il corpo macchina, il suo classico paraluce invertito, se siccome ieri ho compiuto gli anni, no, per dire, t'avanzasse una borsa pronta con una cinghia della Verra, io ho quella senza telemetro e senza, cioè quella basica, senza telemetro e senza il CDS, senza l'esposimetro, non so se poi cambiavo il numero, ma non credo. Quindi se ti avanza, io ieri ho compiuto 63 anni. Poi vieni tu. Buonasera Luigi Di Matteo, Luigi ti saluto, siamo già online a 53 minuti, andiamo avanti. Allora, di Hasselblad vi ho parlato, della cinghia di Hasselblad vi ho parlato, adesso parliamo di qualcosa che ha del surreale. Beh, dice, ma fino adesso no. Come diceva il grande Totò, la scienza va premiata. Qui parliamo, adesso usciamo, come si dice sempre a Bressanone, una fotocamera, blasonatissimo il brand, tra parentesi, e qualcuno che secondo me fa Arnaldo di nome, non dico cosa fa di cognome, sarà anche felice che finalmente esco questo brand che normalmente, ma perché non ce l'ho, mi è stato prestato, non faccio vedere, e sbaglio, tra parentesi, vi faccio vedere la Reflex con la migliore ingegnerizzazione al mondo, non per quanto riguarda l'intelligenza della cinghia, perché sul concetto dell'attacca-stacca è praticamente simile a, più o meno al concetto Hasselblad, l'intelligenza del posizionamento, perché fino adesso avete visto solo macchine che hanno due agganci. Ok, adesso ve la faccio vedere, facciamo prima. Pentax LX, tra l'altro voglio dire una delle regine sovrane delle Reflex, diciamo, del Novecento. Una macchina a cui puoi cambiare il pentaprisma, puoi cambiare gli schermi di messa a fuoco, una macchina che tra i pentaprisma ne ha uno con un oculare che può essere girato di 90 gradi per permettere di passare dalla visione, diciamo, ad altezza uomo alla visione, diciamo, roller, praticamente in tempo reale. È l'unico pentaprisma girevole che credo che sia mai stato nella storia dell'umanità. Allora, la Pentax, vedete che ha addirittura mi avvicino, ha 1, 2, 3 accrocchi, e questo qui non ce l'ha, ma questo non ce l'ha non perché l'ha perso, non ce l'ha perché ne bastano 3. Translation. Allora, tu prendi la sua brava cinghia, adesso bravo chi la trova, vediamo se la troviamo, perché c'era. Però ci facciamo aiutare da un signore che mi sto passare adesso, che magari, no, non è questa. Il signore che ha passato adesso, signore, scusi, c'ho uno in regia. Senta, guardi un po' in quello zaino che c'è lì, se c'è una cinghia nera. In quello zaino lui, no, quello nero che c'è lì, si lo apra pure, dovrebbe esserci una cinghia, se non c'è, allora l'ho tirata fuori, non la trovo più, però il proprietario, no, ma se c'è, ah, no, ecco, no, è qua, 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 qua. No. Allora, questa è la cinghia originale di Pentax, ok? Con le sue belle scritte Pentax Japan, eccetera. Questo è, diciamo, non è proprio un attacco rapido, nel senso che questo, per essere inserito e disinserito, ha bisogno di una monetina da 5 centesimi, o una volta forse da una monetina da 2 lire, 5 lire, 10 lire, non so. Quindi non mi metto a metterlo e toglierlo. Però il concetto è che tu lo appoggi, poi spingi, lo blocchi e puoi agganciare la cinghia qua, quindi per mettere la tracolla così, oppure così, da questa parte, e capite bene che se la tenete in questa posizione la macchina oscilla meno. Oppure
visto che i punti di attacco sono 4, se ne svitta uno da qui, la mettete, che vi piace di più così, la potete tenere o così, o così, o così. Quindi questa come reversibilità è la macchina fotografica con una cinghia straordinaria, con questo attacco non proprio veloce di sgancio a gancio, però poi se non è che ogni 2 minuti hai bisogno di fare così e così, ha un sistema comunque reversibile di aggancio sgancio più veloce di determinati agganci ad anelli, comunque fino a prova contraria. Scusate che devo vedere una cosa, se c'è qualcuno in linea abbiate pazienza, scusate un attimo solo. Allora, no, tutto a posto. Dicevo, questa qua comunque, ripeto, è una macchina assolutamente, cioè, insuperabile. Non c'è una macchina al mondo che ha questo 1, 2, 3, e secondo me se uno può anche fare un aggancio così volendo, per mettersela così, diciamo a trascella praticamente, è l'unica macchina al mondo. Cioè nessuno ha mai fatto una cosa del genere, l'ha fatto solo Pentax. Io, che non ho mai avuto Pentax, anche se conosco Pentax come brand, poi l'ho conosciuta più che altro, diciamo, nelle parti di gastroenterologia Pentax, perché nel mondo della gastroscopia, fibroscopia e cose del genere, se la ballano, se la contano, come ho già detto l'altra volta, Pentax e Olympus, fino a prova contraria. Diciamo che l'ho conosciuta dall'altra parte del tubo, ecco, diciamo così. Però, ecco, un oggetto del genere, io la comprerei solo per il fatto che ha la possibilità di avere questo aggancio orizzontale e verticale, e per il fatto che non per risparmiare i 4 yen, ma che hanno messo 3 punti d'attacco lasciandone libero uno per far capire alla gente che c'è la possibilità di fare questo movimento. Non tutti guardano i libretti di istruzione. Comunque, over the top. Andiamo avanti, Pentax l'abbiamo fatta vedere. Qui c'è una mela marcia, la famosa mela marcia, quindi la mettiamo lontana dalle altre, se non mi fa marcire tutto. Vediamo qualcuno, Gio Vettore, stupenda, sì lo so Gio, non è mia. Michele Michelon, io Icarus 35, fantastica custodia in cuoio temperato. Io sapevo dell'acciaio temperato, tu riesci a temperare il cuoio, ma che temperamentite c'hai, simpaticissimo, stupendo. Gian Pietro Corna, Gera, buonasera, ciao Giampi, buonasera. Okay. Allora andiamo avanti con la nostra iridescente chiacchierata, esatto, ecco, prendiamo per esempio una Fujika GS 645 Professional, questa è una macchina che lavora sul Rolfin 120, scatta in formato 6x4,5, telemetro, esposimetro incorporato, una macchina assolutamente straordinaria, chiusa praticamente, non occupa nulla. Ecco, questa macchina per esempio nasce con gli agganci solo per poterla portare così a tracolla, però la macchina sta in verticale, quindi c'è meno effetto pendolo. Chiaramente questa è la cinghia originale che può essere regolata da ambo i lati, e questa è una macchina professionale. E Fuji aveva ingegnerizzato questo sistema, però non è l'unica al mondo, di aggancio sui due lati. Se non ricordo male, questa è la GA, forse la GS, però magari sto dicendo una bestemmia, non la GS Citroën, la GS Fuji, quindi quell'autofocus a pellicola, forse aveva i 3 punti di attacco, quindi la potevi portare così, anzi, sono sicuro al 99%, che la GS 645 Zoom aveva i 3 punti di attacco per portarla o in verticale oppure in orizzontale. E abbiamo fatto vedere anche Fujika, e andiamo avanti. E adesso vediamo qualcuno, perché stasera siamo democratici. Luca, conosci artigiani che ne producono di nuova in pelle? Caro Luca, tu che sei così vicino alla straordinaria Cappella degli Scrovegni e puoi contemplare e ritemprarti con lo straordinario affresco di questa volta, di questo cielo stellato di Giotto, sarai tra qualche minuto gravemente accontentato, devi soltanto resistere. Deve resistere anche un certo Mauro che si era palesato all'inizio, che non so se in questo momento è ancora online. Mauro, sei online, fatti vivo, che così vediamo. Vabbè. Allora, la GS 645 è una tracolla cortissima, io l'ho cambiata perché è terribile, il portaparaluce va sulla tracolla, benissimo. Vabbè, comunque in ogni caso il concetto non è la lunghezza della tracolla che va bene cambiare, il fatto è che ha l'attacco verticale, quello che volevo significare, tutto attaccato. Andiamo avanti. Per esempio, e qui andiamo su cose molto raffinate, Mauro è ancora tra noi.
No, tra noi, Mauro sarà sempre tra noi in questo momento. Allora, F3 HP, ok, attenzione perché qua vedete questa bavetta rossa, non è perché questa qui era per il mercato della Santa Madre Russia, perché qui c'era già la manina del Giorgetto Giugiaro, che da questo momento in poi ha messo le mani chiaramente sul design di Nikon e facendo secondo me un grande favore secondo me a Nikon, non che prima facesse delle brutte macchine, però Giugiaro sicuramente ha fatto delle cose assolutamente straordinarie. E quindi per la serie della famosa autarchia, ma stasera non ve la voglio menare più di tanto sull'autarchia, non dimentichiamoci che Nikon, anche questa per esempio, questa iridescente di 5600, comunque è sempre, viene rivista dal gruppo Giugiaro per quello che riguarda ovviamente il design, non i sensori. Allora, questa è la F3 HP, vorrei farvi notare, questa è l'unica Nikon che ha un attacco, questo color diciamo mattone, cuoio bruciato, comunque ecco, non è in pelle, fatto così, sottile, con questa parte diciamo leggermente attritosa per poter portare la macchina a spallarmi senza che ti cada, ma contemporaneamente, per questa che era la flagship di Nikon negli anni 70, c'era anche la tracolla più larga, sempre dello stesso colore di quella più sottile. E il colore di questa tracolla, che è questo color mattone, terra bruciata, Bruno Van Dijk, quello che è nella vita, richiama il colore della borsa pronto, che solo la F3, soltanto la F3, scusate, ho sentito vibrare delle cose, che solo la F3 aveva la borsa pronta di questo color mattone particolare, sia il naso, come si chiama, che diciamo la parte che serve per diciamo riparare la macchina e lasciare magari il nasino a casa. Quindi Nikon aveva questa raffinatezza qua. E l'altra raffinatezza che ha sempre avuto Nikon, e sono stati, non solo Nikon, questi agganci triangolari con queste protezioni, firmate Nikon anche le protezioni, e chiaramente come Pentax anche Nikon ha scritto, oltre che Japan, Nikon, quindi anche questa parte della tracolla era, come dire, griffato, tra virgolette. Ecco, l'F3, ripeto, guarda che meraviglia, cioè guardate, penso di essere un venditore di Vacheron Constantin quando faccio così, in realtà non devo vendere nulla, però spaziale, assolutamente spaziale. Vabbè, allora, quindi, per Nikon, triangolino, che tra l'altro è stato adesso ripreso da tutta la serie Z di Nikon, perché se invece passiamo, adesso non lo posso fare per un altro motivo, al tipo del D5006 abbiamo un altro tipo di attacco ancora. Allora, prima di arrivare a circonciderci, come dice il mio andrologo, vediamo se ho delle altre cose da mostrare. Prima ci mostrare una cosa orrenda. E chiedo a voi, Venia o Arteria, a piacere, la domanda è: ma perché adesso diverse aziende, e chiaramente non facciamo i nomi perché poi, perché diverse aziende e anche diverse fabbriche di accessori vendono queste gomene da nave che ci tieni ferma una costa crociera come cinghie, che non possono essere regolate in nessun modo? Quindi se sei alto, per dire, 1,60 m, praticamente diventi un attimo che c'è una persona che sorride, scusate, perché io nel frattempo sto facendo, sono multitasking, come si suol dire. No, la persona no, è andata via. Allora, che se la persona è alta 1,50 m, con una cinghia così, la macchina li batte, se è un essere umano, per esempio, di maschile, dopo 4 giorni con una cinghia del genere diventa una voce bianca, no? Ecco, non entriamo in altri dettagli. Se invece magari è alto 1,99 m, praticamente gli batte sul pomo d'Adamo e a un certo punto non ha più la voce. Quindi io mi domando, primo, perché la gomena, che è una cosa navale, e secondo, come fate a usare una cosa che non è regolabile neanche di un micron? Cioè non siamo alti tutti 1,50 m o 1,60 m o 1,70 m, e mi domando, ma perché adesso ci sono le gomene da nave, quando negli anni 80 c'erano queste cose regolabili che potevano essere usate? Ma potevano usare sia uno dei 7 nani che una volta allungata anche Biancaneve. Ma perché? Cosa serve? Cioè che senso ha? E poi strangola, cioè è una roba, no? Come fate? E vabbè, poi non sono affari miei, cioè sapete che io sono per la libertà condizionale, ma
come si fa a pagare anche determinate cifre, con rispetto parlando, cioè per un oggetto che praticamente, cioè la fabbrica ha deciso che deve essere lungo 75 centimetri e a prescindere da quanto sei alto o basso ti cucchi 75 centimetri. Cioè come fate? Cioè non lo capisco, non lo capisco. Vabbè, solo io non capisco le cose. Andiamo avanti. Instagrammabile quella corda, sì, ok, la tua. Maledetta moda Instagram, va bene? Ok, va bene, andiamo avanti. Allora, questa cosa io non la capisco. Invece, anche perché magari stasera non facciamo fino alle 20, anche perché io, tra l'altro sapete che siamo passati dall'ora illegale all'ora legale la notte scorsa. Io non so perché, forse perché ero lì, ci ho messo tutta la giornata a spegnere le mie 63 candeline ieri e non mi sono visto, non ho guardato che si passava dall'ora illegale all'ora legale, e quindi proprio stanotte mi sono guardato i miei due film, perché come iperinducenti io devo guardare due film, c'erano non riesco ad addormentarmi, e dopo ho visto l'orologio, si erano fatte le 5:30 del mattino, avevo anche del lavoro da fare alle 10, e che non potevo assolutamente procrastinare, bello procrastinare, non si sa bene, però fa scena procrastinare. Quindi ho dormito tipo 1:10 alla fine, legali, no? Esatto, e quindi adesso sono stanco morto. Infatti, come vedete, sto discettando peggio che le solite volte. Ok, qui vedo che nessuno più fa cose, sono andati via, sono tutti rotti le scatole, non c'è più nessuno, ma io vado avanti lo stesso. Allora, quindi abbiamo visto, quindi io non capisco queste cose qua, non capisco tra l'altro questa cosa delle cinghie ad arma polso, nel senso che ci sono delle macchine compatte che hanno la cinghia ad arma polso, ma sono macchine che pesano 180-200 grammi. Adesso vedo per esempio gente che gira con gioielli come questo con la cinghia ad arma polso, ma tu come fai a tenere un oggetto del genere al polso? Cioè, se per un attimo hai bisogno di tutte e due le mani e una mano è imbrigliata, adesso non posso più dire le cifre perché già c'è stata, come dire, ma quando tu hai una macchina come questa che adesso ha un valore, un certo valore, ha un valore di mercato usato che non lo posso più dire, comunque significativo secondo me, con un obiettivo questo qua, è soltanto un Summa e Cook, anche lui ha il suo straordinario, ha un suo valore di mercato, insomma non da poco, anche da nuovo non è che te le regalavano queste macchine qua. Una cosa ve la posso dire, la Leica Mini Zoom, questo lo so per esperienza di l'altro ieri, la Leica Mini Zoom è una macchina nel 1991 la Leica Mini Zoom, che peraltro era fabbricata nelle Filippine, aveva questo Elmar 3570 287 come diaframma, costava nel 91, Leica compatta, attenzione, made in Filippine, 900.000 lire, e la borsa pronto costava 80.000 lire. Quindi 1 milione nel 91 per una compatta che non era neanche prodotta a Wetzlar o a Solms quando sono poi trasferiti a Solms. Comunque, una macchina del genere, ma come fate a tenerla ad arma polso? Se vi servono tutte e due le mani. Invece il grande vantaggio, secondo me, della tracolla è che ve la mettete qua. No, e avete tutte e due le mani libere. Infatti io, anche questa cosa della cinghia ad arma polso, che con scioltezza te ne vai in giro con, non posso dire le cifre, comunque un sostanzioso fatturato attaccato alla mano. Ma se ti servono, se cadi, per dire, devi appoggiare tutto, cosa fai? Siccome hai una mano impegnata nella macchina che costa un tot, sbatti di faccia per non rovinare la macchina fotografica. Il dentista costa, comunque, forse costa più di questi oggetti tedeschi. Andiamo avanti. L'ideale è la corda da polso. No, Massimo, ti ho appena spiegato, la corda da polso, no. Assolutamente no. Bene, andiamo avanti. Quindi fino adesso abbiamo parlato di roba made in Germany, made in Giappone, compagnia bella. Adesso invece vi voglio parlare di un prodotto, per rispondere anche a Luca che è vicino alla Cappella degli Scrovegni, allo straordinario affresco dell'inimitabile Giotto, che ha inventato la prospettiva. Vi ricordate in Amarcord, la professoressa di disegno che aveva in mano il biscotto da intingere nel tè? Cosa ha inventato Giotto? E faceva la prospettiva, e credo che quella scena Fellini l'ha fatta rifare tipo 300.000 volte, perché quella era un'attrice anziana, probabilmente adesso è diventata anche un decuius,
e quindi non riusciva a cantilenare bene questa la prospettiva e far entrare poi il credo Pavesini o il Pavesino, quello che era all'interno della sua tazzina da te. Comunque, a prescindere da quello. Allora, veniamo ad oggi. Quindi abbiamo le gomene appunto da nave, quindi la gomena della Foresta, della Yamato, e poi per esempio abbiamo oggetti come questo. Allora, siccome questa è una diretta, cioè qui non è tacchi dadi e datteri fino a prova contraria, quindi io alcune cose le posso dire, ma le dico perché hanno a che fare con la nostra straordinaria patria, il nostro straordinario ingegno italiano, se no non passerebbe neanche dall'anticamera del cervello di parlare. Però dirò fino a un certo punto, perché questa non è né una tele né una vicino vendita, no? Tele lontano, vicino, cioè, non è tele, non è una vendita grandangolare, niente. Quindi vi accenno soltanto. Dunque, a me piace la lunghezza fissa. Di cosa stai parlando con lunghezza fissa? Sto parlando del... Ah, della tracolla! Sì, certo. Ognuno è libero di fare quelle cose. A me non piace, per esempio, perché io ogni tanto bisogna averla più qua, ogni tanto bisogna avere la tracolla, a me piace regolare. Poi io sono per la reversibilità delle cose nella vita. Quindi, comunque, a te piace l'unghezza fissa? Beh, mi fa piacere, voglio dire, a me non piace, cioè, è massimo rispetto. Non è che io ho ragione e tu hai torto, cioè io ho ragione e tu hai torto. No, non è vero, non ha nessuno torto e nessuno ha ragione, ognuno fa quello che vuole. Per risparmio, rischi di conto? Sì, nel senso, stai parlando della gomena della Costa Crociere? Sì, però per risparmio, ma questi oggetti io li ho visti in giro nei punti vendita, non costano 5 euro o 7. Se non vado errato, costano delle decine di euro. Risparmio dell'azienda, tu vuoi dire, ma non risparmio per te. Vabbè, contento tu. Vabbè, andiamo avanti. Allora, torniamo alle cose serie. Qui abbiamo invece questa qui, intanto è una iridescente Leicaflex. Qui abbiamo questa tracolla. Questa qui non è soltanto in pelle, questa è doppia pelle, nel senso che c'è questa parte di pelle che è stata chiaramente tinta con delle essenze naturali, quindi è tutto assolutamente naturale, e c'è un'altra parte in pelle interna che è incollata e cucita, impunturata su tutta la lunghezza, perché per evitare, essendo questa fatta con delle tinture naturali, che magari d'estate con la camicia sudata possa sporcare e rovinare i vestiti. Quindi sono due pelli unite insieme, incollate e chiaramente ribattute, diciamo, a filo dall'inizio, cucite dall'inizio alla fine. La possibilità di essere allungata e accorciata fino a un certo punto, nel senso che sono alcuni centimetri, non è tantissimo, è un pezzo che poi diventa così, questa parte è leggermente imbottita, vedete, no? È leggermente imbottita, poi di nuovo ritorna normale e c'è l'altro pezzo dall'altra parte, ok? Questa è, adesso siccome non ci si possono fare le televendite, però se io faccio così, secondo me, chissà se si vede la marca. Comunque la marca è la città dove è nato Giuseppe Verdi e va aggiunta alla T che c'è in quel nome, attaccata bisogna mettere una seconda T. E avete la marca di questa cinghia. Quindi se poi andate su internet e scrivete il nome della città natale di Verdi, non dove passava il Natale, città natale, cioè dove è nato, aggiungendo una T e magari aggiungendo in inglese leather per dire cuoio o cose del genere, vi viene fuori l'azienda. Perché si cita il peccatore ma non la rana pescatrice. Qualcuno... Buonasera maestro Alessandro, cosa hai fatto fino adesso? Perché vi sei un mito, auguri per risparmio. Vabbè, ok. Allora questa qua è la cinghia. Allora, qui la vedete sulla Leicaflex, ha chiaramente il suo attacco, chiaramente diciamo opzionale. Vedete questa parte in cuoio che serve per evitare che la cinghia vada a toccare la parte in metallo della macchina fotografica, rovinandola irreversibilmente. E, gli anellini, tra l'altro, in dotazione mi sembra 4 anziché 2, in modo da poter avere già due macchine armate con gli anelli, perché poi è un attimo, ve lo faccio vedere, vedete come si fa? Si fa così, poi si fa così, si stacca questa parte qui, opla, si fa così e la cinghia la si toglie istantaneamente, però la si toglie istantaneamente, ma vedete che è ben adesa e ben fissata. Quindi se metti uno a due o tre macchine fotografiche, vengono dati
sicuramente due coppie di anelli, così tu hai già due macchine pronte all'uso, se hai, se vuoi una sola, se compri una sola cinghia e sposti la cinghia da una macchina all'altra. Se vuoi girare con due macchine, ovviamente ti devi comprare due cinghie, questo mi sembra poco ma sicuro. Allora rimettiamo a posto, se no perdiamo i pezzi. E la cosa eccellente di questo oggetto, di questo manufatto, nel senso che è fatto a mano, manufatto, aspettate che lo rimettiamo in situ, io so che qualcuno che si chiama Mauro in questo momento è nella quasi blasfemia perché non riesco, ecco, ok, vedete che ho pensato, una volta che è messo non si stacca più, c'è in questo divertente color tabacco, cuoio, che tra l'altro mi sembra molto simile al colore, no, è un po' più chiaro del colore Rolleiflex. Comunque, a chi non piace il marrone, a chi dovesse piacere il nero, esiste anche nera, ok? E questa è una macchina digitale, lo so, poi prenderò un disinfettante, delle cose. Vedete che la larghezza è fatta in modo tale che questa cinghia è compatibile anche con le macchine che hanno questo tipo di attacco qua. Quindi può essere usata sia per le fotocamere che hanno gli occhielli e hanno bisogno dell'anellino, che le fotocamere che nascono invece in questo modo. Ed è disponibile rispetto sia in nero che in marrone. Ma sapete cosa vi dico? Siccome queste cinghie le fa un mio carissimo amico italiano, e non fa solo le cinghie, comunque io a me non interessa. Io vi dico anche, l'azienda, che è stata un'azienda che sta nella ridente Milano, si chiama Bussetto. No? Ci eravate già arrivati, no? La parte di verde è Bussetto, aggiungere la figlia del Bussetto. Quindi voi scrivete su internet Bussetto, Bussetto, entrate nel sito, vedete le cinghie, vedete i prezzi, altre cose del genere. Questa qui è un'idea che ha avuto questa persona geniale, ha studiato davvero per molto tempo prima di arrivare a questa a questi spessori, a questa altezza, a questi colori, a queste cose del genere, e ha aggiunto alla sua linea sempre di chiaramente sono cuoi, moglie cuoi dei paesi tuoi, italiani, ripeto, tinchiamano, con delle tinture vegetali particolari che si facevano nel 700 a.C., eccetera, eccetera. Alla fine ripeto, è arrivato a fare questa cosa qua, che secondo me comunque è straordinaria, perché ripeto, non è compatibile ovviamente con Rolleiflex, non è compatibile con Hasselblad per ovvi motivi, quindi quando ci sono degli agganci proprietari questa cinghia non può essere utilizzata, però è compatibile con tutte le altre macchine del mondo ed è compatibile anche con le macchine, ripeto, quelle digitali, comunque le macchine che hanno, come ho fatto vedere, la bacchetta dove si inserisce la cinghia, ok? E quindi Bussetto, niente, andate, vedete, valutate, e valutate la differenza che passa per girare una cosa doppio cuoio, ripeto, cioè qui non è dipinto e qua non è dipinto, cioè questa è pittata, ma questa è un'altra parte di cuoio che è stata attaccata dopo, no? Doppio cuoio, e vediamo un po' il profumo, sembra una Bentley, come di infilare il naso dentro nel finestrino di una Bentley. Un delicatissimo, meraviglioso profumo proprio di quel cuoio cuoioso. E facciamo un po' la differenza fra questa gomena nera, bella, che non è allungabile, accorciabile, niente, e questo oggetto qua. Facciamo anche la differenza, perché questo qui è stato inventato comunque da questa azienda italiana, e questa sicuramente non è stata inventata da un'azienda italiana, fino a prova contraria. Vediamo se qualcuno ha delle domande. Donna Emilia, buongiorno. Donna Emilia... Oh, me la son persa, Donna Emilia, dove è finita? Tracola per Hasselblad variabile, rifatta come l'originale, ma in pelle nera, circa 25 euro da un artigiano locale, altro che, non faccio neanche quei nomi lì, non dico altro, va bene? Sono arrivata adesso da un lungo shooting in bianco e nero, allora Alessandro, chiaramente sei perdonato, Alcide ha ritirato il messaggio, vabbè, qualcuno ha scritto già comunque come si chiama l'azienda, e quindi se guardate nei commenti c'è Emilia, che ha sempre avuto la mia stima assoluta, bene, anche con questi prodotti il mezzo diventa il fine, superando l'ozioso dilemma. Già
quando una donna è donna, a prescindere, è tendenzialmente più intelligente dell'uomo. Poi Emilia è più intelligente di tante altre persone conosciute in vita mia. No, ragazzi, Emilia non è che sei di mezzo fine, questo qui comunque rimane uno strumento, però ci sono tracolle e tracolle. Adesso non so tu quando ti sei collegata, siamo partiti nel 1900 con la cosa da autografa fino ad arrivare a queste tracolle, però ripeto, cucite a mano del terzo millennio, che sono di una bellezza, secondo me, assolutamente epocale, e possono essere montate su tutte le fotocamere, tranne, come dicevo prima, le Hasselblad, la Pentax LX, perché ha questo aggancio molto particolare. In realtà, sulla Pentax, tenendo gli agganci, si potrebbe anche fare. Ma anche su Rolex, se tu tieni le codi di rondine, l'attacchi qua, la puoi anche usare. Ma è anche su Hasselblad, tutto sommato, perché se, scusate, se uno ha una cinghia Hasselblad, per dire, tutta rovinata, e tiene questa parte qua, questa cinghia qua in cuoio la può sostituire la cinghia Hasselblad con la cinghia, se è tutta disfatta, se no secondo me non è giusto, perché insomma, la Svezia forever può essere comunque messa anche qui dentro. Dunque, Gerardo, le cinghie, aspetta, sarà sicuramente questione di gusti, ma meglio della cinghia Leica non c'è. Alcide, ne ho parlato per 48 minuti della cinghia Leica, l'ho sempre detto che la cinghia, l'ho sempre pensato, cioè è la cinghia migliore del mondo come affidabile altre cose, però secondo me la cinghia Hasselblad è molto più veloce da staccare, la cinghia Rolex, se l'abbiamo vista prima, è ancora più veloce da staccare di quella quasi di Hasselblad, e quindi voglio dire, ci sono comunque altre aziende come Hasselblad e Rolex che hanno fatto secondo me delle cose assolutamente straordinarie. Quella di Leica sicuramente è straordinariamente straordinaria, però non è così immediato a staccarla per riporre magari la macchina nello stipetto con le altre 17 Leica per dire che uno possiede, mentre invece se uno ha 17 Rolex e vuole riporre nello stipetto, in un istante stacca le cinghie. Se uno ha 17 o 16 Hasselblad e vuole staccare la cinghia, in un istante lo fa. Se uno ha queste cinghie qua, anche queste cinghie qua in un istante possono essere tolte. Di Anaconda non ci sono, e credo che adesso io non mi intendo molto, ma perché so che il coccodrillo per fortuna non viene più cacciato per fare appunto un portafoglio di coccodrillo, anche perché adesso ormai nei portafogli in questo periodo giacciono soltanto lacrime di coccodrillo, fino a prova contraria, in questo periodo un po' lockdownato. Di Anaconda non so se poi stavi scherzando o meno, non ne ho la più pallida idea. No, questa azienda usa soltanto il cuoio proveniente, diciamo, da vitelli bovini, Bonvitelli, e non usa l'anaconda, non usa la lucerta, e credo che comunque sicuramente determinati rettili, oltre al coccodrillo, adesso sia vietato l'utilizzo per questi scopi qua, insomma, ecco. Credo che comunque il primo, quello più utilizzato, era il coccodrillo. Anche la tartaruga penso che non possa essere più utilizzata per fare pettini, retrospecchi da donna, da uomo, altre cose del genere. Cioè, un po' di protezione c'è, anche la medusa può essere più usata da 6 mesi, la medusa non può essere più utilizzata per fare i portafogli, perché poi tra l'altro sono portafogli molto urticanti. Risparmi col portafoglio di medusa, perché ogni volta che lo tocchi ti bruci la mano e spendi meno soldi. Lascio perdere. Comunque anche la medusa adesso praticamente per la convenzione di Ginevra non può essere più usata per fare genere di pelletteria. Ragazzi, mi rido da solo per non piangere, che poi costa le fazzolette e costa anche lavarli. La ringrazio per avermi fatto vedere questo prodotto, perché purtroppo è ora di pensare alla mia tracolla in stoffa. Alessandro, io sono lieto di aver fatto vedere questo come quegli altri, per il semplice motivo che, come dico sempre nelle mie dirette, io sono per l'autarchia. Quando è possibile è opportuno comprare il Made in Italy, e quando comunque, beh, chiaro, non puoi comprare una Nikon Made in Italy, ma quando è possibile sarebbe meglio comprare comunque le Nikon in Italia dal distributore ufficiale italiano, e lo stesso vale per Leica, per Canon, eccetera, e anche l'usato sarebbe opportuno, ancora parecchi in Italia che il materiale usato con le garanzie e tra l'altro la tracciabilità della questura compagnia bella, per non smagrire da un lato il nostro già tiepido PIL, come si chiama, ma soprattutto per non far ingrassare
e qui comunque non metto nome perché non ne vale la pena, comunque delle grandi aziende estere che sono già abbastanza obese di loro per i loro meritatissimi fatturati, e che hanno degli strani regimi di tassazione che a me sfuggono un pochino, e quindi se compriamo in Italia e teniamo i soldi in Italia, comunque il PIL non si sfalda. Se continuiamo a comprare non solo prodotti esteri, in fotografia è impossibile, parmigiano reggiano è chiaro che lo puoi comprare solo o il grana padano in Giappone non lo fanno. Anche le Nikon le puoi comprare fatte in Italia, anche se il Giugiaro ci dà una mano. Però le puoi comprare da distributore ufficiale o non da distributore ufficiale, le cose cambiano. Le puoi comprare extra CE o quantomeno, ripeto, importate in Italia per evitare, torno a dire, di smagrire il prodotto interno lordo, perché a prescindere dal fatto che uno è, per dire, è in smart working, che ha il suo lavoro e io sono felice per lui, o magari è in pensione perché è arrivato a quota 100 o a quota 400, io sono ancora felice per lui, però comunque se smagriamo il PIL a un certo punto poi finiscono i soldi. Quindi secondo me comprare in Made in Italy finché è possibile o almeno comprare il prodotto nei negozi italiani, secondo me è meglio. E poi viva l'Italia, sempre, anche se è vietato ostentare il tricolore. Siamo l'unico paese al mondo in cui non possiamo quasi più ostentare il nostro bene amato tricolore. E voi sapete anche il motivo. Io trovo questa cosa comunque inquietante, perché per esempio, se uno, faccio un esempio, visto che c'è il signor Bis, che è svizzero, è più o meno in linea, non so se è ancora in linea in questo momento, voi scavallate Chiasso, entrate nel Canton Ticino, cioè c'è una bandiera svizzera, cioè ogni 24 centimetri praticamente, c'è dappertutto, cioè perfino le marmotte hanno la bandierina svizzera in mano, cioè i cervi a primavera ce l'hanno tutte le corna, il camoscio, lo stambecco, no, è tutto una roba così, ora lo ostentano la loro croce bianca in campo rosso. E niente, perché è un concetto di pace. Anche negli Stati Uniti d'America, si può dire Stati Uniti d'America, sì, anche lì, secondo me, ogni 3x2, no? C'è la Star and Stripe. Noi in Italia non si capisce bene per quale motivo nessuno può ostentare più il tricolore, però rimaniamo comunque italiani, sosteniamo la nostra madre patria, madre per la patria. Certo, mi riferisco a manufatti artigianali, ottima Emilia, per il bis di Bussetto non ci scordiamo il portafitti, sì, Herr von Bisser. Comunque ormai abbiamo capito la gente dove deve andare a verificare. Comunque, ecco, comunque visto che siamo stimolati da Herr von Felix Braun Bisser, comunque il Bussetto ha anche una linea di astucci vari, alcuni identici, altri migliorati, per contenere tutti i filtri, le lenti addizionali, i paraluce, eccetera, Rolleiflex, sia by 1 che by 2 che by 3. Vabbè, comunque questa qui, stasera, perché poi faremo anche la serata su borse e contenitori, stasera era solo cinghie, comunque il Bussetto fa anche queste cose qua, comunque fino a prova contraria. Alessandro Zambon, ho appena preso una Mamiya Revi 67 e trovo questo topic fantastico. Volevo capire se fosse meglio una cinghia oppure il grip per mano sinistra. Chiedilo a Muzio Scevola. Oh. Ah, il grip, ah, ok. Vabbè, no, cosa intendi per grip? Cioè l'impugnatura o... Allora, perché per la cinghia d'arma a posto, ho già detto, tranne la swing di Polaroid, che però era una Polaroid, Edwin Land è un genio, e voglio dire, comunque, era una cosa diversa, c'era un certo significato. Secondo me, appendere a una cinghia d'arma polso qualcosa che vale più di 90-100 euro può essere pericoloso, perché, ripeto, è un attimo che magari sbatti, colpisci, o ti servono, come già spiegato prima, le due mani. Abbiamo sto benedetto collo. Hanno inventato la ghigliottina o no? Allora, finché abbiamo questo benedetto collo sul collo, cioè sulle spalle, usiamo, prendiamone una a caso, usiamo, vabbè, salta sempre fuori lei, fa niente. Usiamo il collo per tenere la macchina al collo, oppure adesso un po' stretta, se faccio così mi spezzo completamente tutte le ghiandole, cose o cosa, oppure a spallarlo, e comunque usiamo una cinghia. Tanto la cinghia, così, oppure tanto la cinghia, fino a prova contraria, non se non quella in cui vi ho fatto vedere prima, può diventare una cosa quasi, come tutti voi ben sapete, un po', diciamo, d'arma a polso, però così
giusto per fare due foto, poi o ritorna al collo o ritorna secondo me nella borsa. Va bene. Allora, Aristide, Gerardo, scusa, ma ho dovuto interrompere per un periodo. Hai parlato della tracolla bandoliera. Quando scatto raramente con la digitale zoom, la trovo molto comoda anche per lunghi periodi. Sì, tracolla bandoliera non è che è una tracolla più lunga delle altre. Poi esistono anche delle tracolle, che di qui non ho, però ve le racconto, che sono appunto a bandoliera e si attaccano, adesso non tiriamo sempre fuori roba tedesca, ecco, tiriamo fuori roba giapponese, e si attaccano all'attacco filettato del treppiedi, per esempio, no? Quindi sono delle tracolle dove tu appunto tieni la macchina appesa a questa vite, io scido moltissimo, comunque esistono, e con queste tracolle molto ampie e molto larghe, tu tiri la macchina qua, quando hai bisogno tiri su la macchina fotografica e scatti. Però secondo me, poi tornando alle LX, è molto più bella l'ingegnerizzazione LX che quella di queste tracolle a bandoliera, secondo me. Qui andiamo avanti. Dunque, Alessandro, ok, va bene. Signori, se allora niente, io a questo punto direi, beh, intanto qui mettiamo una flagship a caso. Beh, insomma, io non so perché, ma rimando sempre. Guarda che bello. Allora, rimane sempre un gran bel oggetto. E funziona ancora molto bene. Ah, se vogliamo, visto che c'è ancora qualcuno in linea, io ho sollevato una messata a questi su Facebook. Perché ho visto, tanto comunque se andate sulla mia pagina Facebook lo trovate, ho visto proprio qualche giorno fa degli scatti fatti con una fotocamera 6.9, è stata utilizzata, questi scatti sono stati fatti nel 2017 con una pellicola Rolfin 120 di eccellente manifattura e fattura, comunque poi se andate su Facebook trovate il nome e cognome dell'azienda, che aveva rilasciato praticamente la tintura della parte nera della carta che protegge la pellicola, che era penetrata nell'emulsione, per cui c'erano questi scatti dove, per essere sicuro, ma chissà che numero di fotogramma devo stampare. Il numero di fotogramma era stampato grosso così dentro il negativo, perché c'è stato questo travaso capillare tra l'inchiostro e la carta. È una cosa che c'è questa, che è molto grave, che ha colpito tantissime aziende, perché il produttore della carta in realtà è solo uno per tutto il mondo, e l'errore quindi è stato moltiplicato per quasi tutti, per praticamente tutti i brand del mondo. E se no, la cosa ugualmente orribile che è successa ancora recentemente, il cosiddetto effetto neve, quindi sempre solo nel mondo del roll film 120, il 24-36 è completamente esente, anche la pellicola piana, perché nessuna delle altre due forme di pellicola aderiscono della carta inchiostrata. L'effetto neve sono 180.400, li ho contati, 27 puntini neri sulla negativa. Una volta stampata devi spuntinare 189.417 puntini bianchi sulla stampa con la pennellina di martora, finché poi la martora in generale come animale ti fa anche causa, perché ci vogliono credo 4.000 pennelli per spuntinare una. E diceva proprio oggi o ieri Felix Bisser di Punto Photo Group che adesso il problema è sanato, lasciamola qua, il problema è sanato nel senso che adesso diciamo si è scoperto il problema, al di là dei lotti, i numeri, le scadenze eccetera, se la pellicola 120 ha la parte interna che anziché opaca come per tradizione è quasi leggermente riflettente, quasi come se fosse gommata, vuol dire che quella è la nuova carta con la nuova inchiostratura che dà la garanzia che non c'è né l'effetto neve né il fatto che si stampa il numero di fotogramma, comodo per distinguere, però dopo un po' nel negativo. L'unico problema è che per vedere questa cosa tu devi acquistare un rullo, esporlo, svilupparlo e poi una volta che ti rimane la carta in mano vedere se la carta gommata. Quindi suggerimento che ho dato io proprio un'ora fa su Facebook, anche un po' a, come dire, parziale sgancio, non da quello che ho detto prima, io non mi rimangio mai niente, mi rimangio solo la pasta o la pasta alla chitarra, che diciamo si rimangia, tra virgolette, ma c'è un sistema per capire se questo lotto di pellicole è o non è esente dall'effetto neve, dall'effetto timbro. Quindi tu prendi una pellicola 120, magari, come si spera, hai il tuo rivenditore di fiducia,
quindi stai comprando in Italia, lo stai comprando nell'etere, e gli dici: guarda, so che c'è questo effetto neve, a me interessa questa tal pellicola, questo tal roll film, che sia Rolle, Ilford, Kodak, Kentmer, Foma, Pan, eccetera, me ne dai uno, magari è un imballo da 12, per dire, ti chiedo la gentilezza, se me lo tieni da parte per 3 giorni, io espongo sviluppo, vedo come è fatta la carta, e se la carta è quella, diciamo, che è un po' traslucente, un po' gommata, prendo anche gli altri 11 rulli, perché in quel caso hai la matematica certezza che tutta quella partita di pellicole è esente dall'effetto neve. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché vi posso garantire che anch'io ho subito questa cosa recentemente, non della stampigliatura, quella mi è capitata anni fa, ma dell'effetto neve, e per disperazione ho dovuto lasciare a casa la beneamata e accontentarmi, diciamo, dei, senza offeso ovviamente, dei microfilm 24-36 mm. Con tutto rispetto, questa pellicola ha un'area del 350% superiore al formato 24-36 mm. Quindi a malincuore ho lasciato a casa, perché io di solito gradisco, preferisco il medio formato. Però oggi ci hanno rassicurato, vi ho spiegato come si fa a capire, dalla scatola non è possibile capirlo, a meno che le aziende, come oggi ho giocosamente fatto, no, questo all'arrembaggio, alla fine non producano ciascuna sui propri siti, per i propri brand, sappiate che dal lotto tal dei tal, perché alcune aziende hanno stampigliato il lotto sulla scatola di carta, altre aziende hanno anche il lotto stampigliato sulla negativa, ma poche pellicole 120 hanno il numero di emulsione stampato da cui loro possono risalire alla reale produzione e anche alla carta che è stata utilizzata. Quindi la cosa migliore è prendere un rullo e tenere da parte, chiedere da parte gli altri 11 e provarlo, verificare se è gommata la carta. Se è gommata la carta, state tranquilli. E comunque, peraltro, proprio ieri, in risposta a questa mia vexata question su Facebook, qualcuno mi diceva che, guarda caso, proprio Rolley, però in questo caso siamo corretti, il distributore Rolley è la Punto Photo Group, ma questa persona ha comprato dalla Maco, che è il produttore delle pellicole Rolley, quindi ha comprato direttamente presso la Maco.de, comunque è legale, si può fare. Poi, ripeto, io sono per autarchia, ma questo è un altro paio di maniche, e ha comprato parecchi rulli che avevano l'effetto neve, ha fatto sapere appunto alla Maco che ha avuto questo problema, e Maco gli ha sostituito tutte questo lotto di pellicole che erano ancora nelle mani di questo fotografo, non so se esiste o meno, con una nuova serie di pellicole fatte con la carta nuova. Quindi in casa Rolley, in questo caso sto parlando di Marco, però anche Punto Photo Group, se non vado errato, se non si arrabbia, però credo che anche Punto Photo Group, se tu hai 4, 5 o 6 rulli, diciamo, che fanno parte del mondo dell'effetto neve, però dovete verificare, dovete chiedere, credo che anche la Punto Photo Group li sostituisce con, diciamo, la nuova fabbricazione, non dell'emulsione, ma della carta. Alessandro Zambono, appena presa la mia cosa, qui vedo che nessuno ci chiede niente. È proprio bella, a me è capitato con la Kodak Trix, Francesco, tutte le informazioni stampate sulla carta le trovate sulla pellicola, carino, vedi, gli exif analogici. Sì, le Kodak dal baking paper, qui Bills, se di Kodak la baking paper è plastificata non succede più. Quindi appunto Photo Group dice, a prescindere, lui vende anche prodotti Kodak, comunque le pellicole Kodak 120, comprate in qualsiasi posto, se hanno la baking paper, quindi la carta del roll film, la parte opaca, quella di nera, plastificata, è garantito matematicamente che non avete più il problema di avere la sovraimpressione del numero di fotogramma né il famoso e maledetto effetto neve. Va bene. Ok. E Sio Bisser chiaramente dice che per quanto riguarda le pellicole Rolley per l'Italia, quelle che avevano acquistate presso la Punto Photo Group o i Rolley Film Point, che sono 30 negozi in Italia che vendono fotocamere e anche le pellicole Rolley,
se c'è il problema dell'effetto neve, appunto fotogruppo risponde con la sostituzione, solo la sostituzione. Attenzione signori, guardate che già ai tempi, vuol dire, di mamma Kodak, quando aveva il 70% del mercato, c'era scritto a chiare lettere nelle pellicole che se c'era un problema qualsivoglia, ma più che cosa, all'epoca era per problemi di svarioni di sviluppo, cose del genere, c'era il rimborso della pellicola, ma se tu avevi fatto un servizio matrimoniale ed era avocato a causa di malfunzionamenti dei macchinari delle SEA del C41, chiaramente il valore del compenso del tuo lavoro come professionista non ti veniva rimborsato. Quindi attenzione a come parliamo, stiamo parlando del rimborso squisitamente del rullino, non del valore aggiunto che c'è, che tu sia un appassionato o un professionista. Bene, signore, allora si è fatta una certa, cioè le 19.41, quindi io vi ringrazio. Nei prossimi giorni andrò online con un altro video di una macchina particolare a cui mi sono legato in maniera incredibile, presentando una relativamente nuova pellicola che è da poco stata immessa sul mercato, solo in formato 24-36 mm, e farò anche l'articolo sul mio sito gerardobonomo.it. Niente, quindi sul mio canale YouTube trovate i video, sul mio sito trovate i video e gli articoli. Adesso vi confesso, da qualche tempo, qualche settimana, che non faccio più articoli perché sto facendo molti video e non riesco a fare tutto, pur gratuitamente riesco a fare contemporaneamente tutto, e anche se non è carino da dire, poi qualcuno mi rimbrotterà, comunque ho preso questa a malincuore questa decisione di attivare PayPal e questo concetto della donazione, sia per quanto riguarda il lavoro che faccio e metto a disposizione di tutti con entusiasmo e passione come sempre sul mio sito, che per quanto riguarda il mio canale YouTube, come diceva il Vate, il grande, lo straordinario Gabriele D'Annunzio, io ho quel che ho donato, e in questo caso è anche io ho quello che mi viene donato. Quindi io diciamo, in questo periodo, siccome non sono in smart working, ma sono invece in lockdown completo e quindi non posso più quasi fare i miei soliti corsi one to one, che ho sempre privilegiato, ma mi devo limitare ai corsi su Skype, ma su Skype insegnare fotografia argentica che arrivi fino a un certo punto, oltre la stampa e queste cose non è possibile fare. Quindi a malincuore, come dicono i cardiologi, ho attivato questa donazione via PayPal, comunque insomma, ci siamo capiti, e quindi niente, se avete piacere lo fate, se lo potete fare lo fate, se lo volete fare ci mancherebbe altro, sono donazioni, quindi non puoi, se non sono tasse, questa è la differenza tra la tassa e la donazione. Io tanto andrò avanti lo stesso finché avrò fiato in corpo, e a prescindere del mio lavoro di diffusione e divulgazione, e basta. Direi che a questo punto io avrei anche finito. Controllo se qualcuno ha aggiunto qualcosa, che magari ho detto qualche sciocchezza terribile. No, direi che siamo a posto. Quindi io, se non ci sono altre domande, Munificamus Est Giacomo, scusa Giacomo perché ho le lenti progressive di Essilor Signori, Munificamus et bonificamus. Troppo buon uomo, guardi, veramente lei. Grazie, buona serata. Giuseppe Caprio, sarà parente di DiCaprio, no? Perché se no si chiamava DiCaprio. Poi non è che si chiama DiCaprio se è parente di Leonardo. E uno che si chiama Leonardo non è necessariamente parente di Leonardo da Vinci, fino a qua. Grazie, alla prossima. Giuseppe Manara, grazie Gerardo. Mi sono gustato il video sviluppato a quattro rulli. Bene, mi fa piacere con te. La Tuga, il nostro chiaramente non carnivoro, grazie, buona serata. Buona serata a tutti. Io a questo punto la mollerei qua con questa nuova cosa che mi è stata donata da Andrea Collia, con l'accento sulla C, che insieme a Roberto Roversi erano in streaming ieri l'altro a Brescia, la New Free Photo, che ha fatto i suoi primi 20 anni di presenza sul mercato in questo straordinario punto vendita a Brescia. Mi hanno fatto questo dono. Sapete che io ho questo amore viscerale, come dicono gli internisti e gli anatomopatologi, anzi medici legali, per il cinema. Quindi io a questo punto
con questo straordinario Chuck vi saluto, vi ringrazio della vostra, del vostro tempo che avete voluto dedicarvi su una cosa così monografica, credo che nessuno mai al mondo, credo che da nessuna parte neanche su YouTube ci sia stata una cosa di un'ora e 45 minuti solo dedicata alle cinghie fotografiche, cioè siamo nel mondo del surreale, ma io sono fatto così. Va bene, domenica una iridescente, buona settimana a tutti. Dal vostro iridescente, scusate, che c'è il mio amico Franco, liutaio, che adesso in questo momento sta facendo delle cose, liutaio in Lucerna, che mi ha, quindi, che mi ha fatto questo dono straordinario, non a caso giallo. Quindi un saluto dal vostro affezionatissimo, iridescente, senescente, 63 sono 63, e come sempre, però qui rimane tutto a colori, monocromatico, Gerardo Bonomo. Quindi alla prossima, seguitemi sul mio canale YouTube, sul mio coso. Se volete fare i corsi, quando cambiamo di zona Carandash, io sono a vostra disposizione. Se volete fare cose su Skype, quelle invece si possono fare sulla vostra DAD, sulla vostra disposizione. Niente, vi auguro ogni bene, pace, bene, ben di cuore, come si diceva nel Barbiere di Siviglia, e termino qua la mia iridescente diretta. Grazie della vostra attenzione e alla prossima. Basta.